questa malattia si basa soprattutto su un sentimento per me che istintivamente viene da tutti, che è la paura. Purtroppo la paura è uno dei sentimenti più istintivi e su questo io ho fatto molte riflessioni. Però quello che ho capito della paura è un punto di vista. Allora dobbiamo impegnarci a cambiare il nostro punto di vista, per vedere se c'è una possibilità diversa di affrontare i problemi, problemi che ci saranno sempre. Invece dobbiamo cercare sempre la verità, quella verità che si fa persone libere, persone che si assumono proprie responsabilità, anche a costo di non essere capite. E appunto la prima parte è molto psicologica. Ho fatto anche molti anni di psicoterapia comportamentale, però alla fine, quando facevo queste sedute, dicevo, ma porca miseria, devo pagare 70 euro, qualche ora per parlare con una persona, per dire quello che vivo. Poi mi dicevo, ma state per guardare il lato positivo, perché era messo il bicchiere mezzo pieno. Alla fine sono venuta via, ho detto dopo vari anni, mi arrangio. Ho iniziato a leggere tantissimo. Più conosci, più sarai libera, perché ricordati che un giorno non ti porterai via niente di quello che hai, ma di quello che sei stata ti porterai via tutto. La seconda parte del libro è una cosa per me fondamentale, importantissima, perché riguarda la mia conversione. Io sono sempre stata cattolica, e però questa mia sempre ricerca della libertà, ma alla fine non riuscivo a trovare qualcuno che mi rispondesse a tante domande, così come tutti i libri che ho letto. Mi chiedevo, ma alla fine dicevo, non ho trovato quello che cercavo. Cercavo questa libertà, ma non la trovavo né nei libri, né nella chiesa che frequentavo. Ho avuto anche un'esperienza con il testimone di Genova. Io sono stata una cosa per me, proprio dire te, mi ha rovinato direttamente la vita e che ha aumentato molto di più la mia paura. Ero diventata proprio una persona in cui stavo malissimo. Coloro si parlavano solo di Genova, ma se volevo parlare di Gesù, che per me Gesù è stato sempre un esempio importantissimo, però mi avevo terrorizzato. È come se fosse andato tutti in frantumi nella mia vita. Nella chiesa evangelica ho detto, qui si sta proprio bene. Io non sono chi dice la gente, non sono la mia malattia, non sono niente, sono chi dice il Signore che io sono. Questo è importante. Io sono Anna Lisa, figlia di Dio, sorella di Gesù. Questo è importante, questo è il senso. Dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la libertà. Non chi dice il Signore è figlio di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. Se volete, però ho trovato un po' di più, perché io scrivo meglio di come parlo, perché prima di conoscere Gesù io pensavo di farla finita, perché non accettavo questa vita. Lo so che questa vita vale la pena di essere vissuta anche così.